Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: Il vecchio è gradevole. Parola del Signore. Il brano del Vangelo di oggi, con la disputa tra Gesù e alcuni uomini religiosi del suo tempo, ci aiuta a riflettere sul nostro atteggiamento verso di Lui e verso il Vangelo. Anche noi spesso siamo infatti tentati di addomesticare il messaggio del Vangelo unicamente all'osservanza di pratiche religiose, alla necessità di seguire tradizioni del passato, magari anche positive in altri contesti storici, senza cogliere la novità verso cui la parola di Dio sempre ci spinge e le nuove sfide del nostro tempo. Certamente Gesù non vuole mettere in discussione, ad esempio, il valore del digiuno. Nella tradizione biblica il digiuno ha un grande valore. Tuttavia, già i profeti, pensiamo ad Isaia, hanno messo in guardia da una osservanza ipocrita e solamente esteriore del digiuno. Gesù quindi non vuole abolire il valore del digiuno in sé, ma far comprendere ai suoi interlocutori la novità del tempo che stanno vivendo. Con l'esempio del vestito e degli otri, Gesù invita i suoi interlocutori, che sono uomini religiosi, che ben conoscono la scrittura, a non chiudersi alla novità di Dio. Le due immagini sono molto belle. Chi strapperebbe un vestito nuovo per rattoppare un vestito vecchio? Molto efficace è anche l'immagine degli otri e del vino. Il vino nuovo, che ancora fermenta, può rompere degli otri vecchi che hanno perso la loro elasticità e si sono irrigiditi. Il vino nuovo va messo infatti in otri nuovi. La parola di Dio è sempre portatrice di novità in ogni passaggio della storia. Dio è capace di farci leggere sempre in modo nuovo ciò che viviamo. E d'altra parte, anche le situazioni degli uomini e delle donne di ogni tempo è diversa e occorrono parole nuove, capaci di incontrare il loro cuore. Noi siamo tentati di pensare che le parole di Gesù si rivolgano unicamente ai farisei del suo tempo, ma in realtà Luca scrive questo testo proprio per i cristiani della sua comunità, perché non si chiudano davanti alla novità di Dio e della sua parola. Quindi oggi questa pagina del Vangelo si rivolge anche a noi e ci invita a non sprecare la novità, il vestito e il vino sempre nuovi del Vangelo. Altrimenti rischiamo di perdere tutto, anche il vino e gli otri vecchi. Solo se sappiamo cogliere la novità senza rimpianti, senza dire il vecchio è gradevole, anche gli otri e il vestito vecchi non andranno perduti, ma troveranno un loro nuovo significato. Questo è l'autentico modo di vedere la tradizione, qualcosa di vivo, che non tema la novità e che è capace continuamente di rinnovarsi. Solo così non si perde il passato, non ci si rinchiude in sterili rimpianti, ma ci si apre alla novità che Dio opera sempre nella nostra vita e nella vita della Chiesa. Ringraziamo il Signore per questa parola di vita e
Egli ci doni di saper vestire l'abito nuovo del Vangelo e di rallegrare il nostro cuore con il vino novello della sua parola, per essere nel mondo segno della sua presenza sempre viva e vivificante. Confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta lontano dal male e fai il bene. E avrei sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.